Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla che è 27esima puntata della nostra sanità. Ovviamente leggermente in ritardo per qualche piccolo problema tecnico, ma ci sta tutto quanto. E Conte lancia la fase 2, c'è ovviamente la consapevolezza di un rischio di ricontagio e di aumento dei contagi. Il punto di forza ovviamente sarà sempre il distanziamento sociale, sapendo però che un contagiato su quattro nel nostro paese deriva proprio da contatti familiari. Mentre sta finendo l'ondata di paura, commentano le accuse, cominciano le accuse, arrivano le prime chiamate in causa. Il Messaggero titola: a Milano il coronavirus circolava già da gennaio, in Lombardia si contavano circa 1200 persone fin dall'inizio contagiate, prima del paziente zero. Allora, il 22 febbraio tutti assicuravano che a Milano non c'era assolutamente nessuno, lo diceva l'assessore, andremo a Gabriella. vedere. Poi il 27 febbraio Sala su Facebook spingeva per una riapertura di tutte quante le chiusure che erano state fatte qualche giorno prima, e andremo a vedere il corso Buenos Aires pieno di gente. E post coronavirus, come ci si organizza nella ripresa? Un'intervista, poi sentiremo al telefono anche la dottoressa Maria Coronciu, come si stanno organizzando anche i mezzi pubblici a Roma. Vedremo anche un simpatico filmato di come si entrerà nella metropolitana. Tutto questo lo vedremo dopo la nostra sigla. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito. La fase 2. Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord e sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo però con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Se vuoi bene all'Italia, devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare le distanze di sicurezza almeno 1 metro. Questo è fondamentale. E guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti perché bisogna rispettare questa precauzione. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su quattro, la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus e non ammalarci, è la distanza sociale.
se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori controllo. Aumenteranno i nostri morti, i nostri defunti, e avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. È vero, perché effettivamente poi dopo l'Istituto Superiore della Sanità ha fatto questo rapporto in cui spiegano in una simpatica tabella cosa succederebbe nel momento in cui si riprendessero tutte quante le attività insieme, e poi va a scalare fino a quando non ci sono le misure di contenimento, con un rapporto tra misure di contenimento e nuovi casi. Dottor Sabatini, buonasera, benvenuto. Sì, dottor Pirro, buonasera a tutti e bentornati qui con noi. Buonasera. Dottor Buono, buonasera, benvenuto. Buonasera, bentrovati, grazie per essere ancora qui con noi in questa 27esima puntata. Che dire, siamo all'inizio di un periodo, ha delle incognite, ma comunque tra le incognite ci sono anche quelle che le cose vadano meglio, e quindi auspichiamo che il comportamento responsabile di tutti, per come vedremo illustrato nel corso della puntata, possa aiutarci a raggiungere questo obiettivo. E siamo sempre con il capello sconvolto, perché i barbieri sono sempre chiusi, riapriranno forse per i primi di giugno, dicono. Quindi adesso attrezzeremo un servizio interno tra di noi che ci taglieremo i capelli. Da Milano, collegato, Mauro Miserendino, benvenuto. Dottor Miserendino, un saluto, buonasera. Da Ficcanaso. Benvenuto. Che non hai il capello sconvolto. Beh, io ci ho il capello sconvolto, ce l'ho io, effettivamente un po' ce l'ho. Però il problema è che... Tu sì, io no. Io me li sono tagliato da solo, quindi. Il dottor Sabatini, si sono scappati i capelli e è cresciuta la barba, quindi a forza di... Vabbè, è una compensazione. Ha fatto... è successo il contrario. Stasera abbiamo le linee rallentate, perché vedo che Serendino piuttosto rallentato nella sua... Ma sì, sicuramente ci saranno i sovraccarichi di rete, questo è sicuro. E niente, allora, l'avete visto? Allora, questo è uno studio che, vabbè, va tutto benissimo. Se riapriamo 150.000, 1 miliardo, 7 miliardi di contagi. Però le cose, bisogna farle bene. Allora, facciamo un ragionamento. Bisogna mantenere distanze sociali. In alternativa cosa proponi? Allora, in autobus si è detto, nei cinema si è detto che una persona su tre, una persona su quattro, quindi se un autobus porta 80 persone, ne porterà 20. Per ovviare al problema delle file, che già ci sono stralunga le fermate, bisognerebbe quadruplicare il servizio degli autobus. Ma lei pensa che una città come Milano, non lo so, probabilmente sono più organizzati, ma una città come Roma, per ovviare alle file che si quadruplicheranno, metteranno quattro volte il numero degli autobus? Ma quanto mai? Non lo so, però il problema... Qui il problema è che è fatta la legge, poi non si trova il modo di applicarla. Dicono, mi raccomando, il contagio, siamo tutti distanti, bene. Come si risolve? Lunedì 4 milioni di persone torneranno a lavorare. Beh, che facciamo? Faranno la fila all'autobus? No, probabilmente oppure... incrementeranno il trasporto privato. Non prendiamo l'autobus, perché c'è il rischio del contagio. Allora che succede? Prendiamo tutti l'auto privata. Prendiamo tutti l'auto privata, non troveranno posteggio. Allora, quando si ha del tempo per studiare queste cose, perché il tempo ce l'hanno, sono passati 2 mesi, ci sono studi e studi, persone, gruppi, tavoli di regia, gigantografie, persone di ogni risma e rango che sono state messe a comandare varie task force, avrebbero dovuto dedicarsi all'organizzazione della riapertura. L'hanno fatto? Non credo. No, non l'hanno fatto, però qualcosa l'hanno messo in campo, perché effettivamente i punti più a rischio di diffusione virale sono i punti di massima aggregazione. Io non mi immagino una stazione Termini piena di gente, no, stracolma di persone, che cosa può succedere, ma la mia paura è quella di un autobus tutti quanti appiccicati, che cosa accade. Ma no, l'autobus non sarà appiccicato, però saranno alla fermata quattro volte tanti quelli che erano prima, perché infatti, un autobus si riempirà per un quarto. Ma poi si mettono in fila. Allora, effettivamente il problema ci sta, perché noi non possiamo... Cominciamo a dire che noi non possiamo sapere che cosa succederà al domani, no? È già tanto difficile che sappiamo l'oggi. Però
una ripresa del lavoro purtroppo serve per la questione economica. Dall'altro canto il documento dell'Istituto Superiore della Sanità ci dà uno scenario che è spaventoso, perché se tutti ricominciassero a lavorare, loro dicono i numeri in libertà, no, lì hanno fatto proprio il calcolo, hanno fatto, ci saranno 600.000 malati, 100, cioè hanno fatto proprio il calcolo, hanno fatto, e quindi è logico che non è che quelli dell'Istituto Superiore della Sanità lavora così tanto per lavorare, avrà i suoi fondamenti. Tutto buono. Succedere. È un disastro se, come giustamente dice l'Istituto Superiore di Sanità, si dovesse fare quello che viene con felice intuizione definito come tana libero tutti, ma io non credo. Già da quello che abbiamo visto c'è una roadmap ben definita. Diciamo che la difficoltà sarà nell'autoregolare e nel controllare. Autoregolare perché effettivamente l'effetto psicologico dell'uscire un po' più liberamente porta poi le persone a tornare al cliché. Il primo sarebbe quello: andiamo in un centro commerciale, ma i centri commerciali, mi sembra di capire, non riapriranno ancora per un pezzo, e allora potrà esserci quel misto tra desiderio di libertà, frustrazione, fare, che ne so, un terzo, un quarto delle cose che si facevano prima, che potrà avere delle ripercussioni anche sul lato psicologico delle persone, quindi un desiderio magari di forzare in qualche modo, anche perché sappiamo che il fatto che aumentino le occasioni di contagio non significa che dopo due giorni noi abbiamo immediatamente una curva che risale. Magari ci può essere parlo di quelli che andranno a lavorare. Lasciamo per ora da una parte coloro i quali non hanno nulla da fare, o gli anziani che per DPCM saranno costretti a rimanere a casa. Si prevede che gli anziani continuino a rimanere il più possibile a casa e si muova solo chi deve andare a lavorare. Facendo questo tipo di ragionamento, se io ripeto, sono sicuro che non riusciremo a quadruplicare i mezzi pubblici, aumenterà il traffico dei privati e quindi il distanziamento sociale sarà difficile. Lei si immagina, fermata già alla panetteria sotto casa mia, dalle 7:30 di mattina ci sono file di 20-22 persone, distanti 2 metri l'uno dall'altro, che sono lunghe 500 metri. Vediamo la fermata dell'autobus, e quindi ci sarà la fila della fermata dell'autobus, ci sarà la fila del taxi, ci sarà la fila del macellaio e così via dicendo. Quindi il distanziamento sociale sarà difficile. Ecco il perché dico, la roadmap l'hanno fatta. Hanno fatto, studiato le applicabilità. Un'idea potrebbe essere quella che si organizzino dei trasporti di alcune società pubbliche, di alcune società private, come già fanno, che ognuno si vada a pescare i propri dipendenti raccogliendoli ed evitando che questi stiano alle fermate dell'auto. Un'altra cosa sarebbe si potrebbe anche fare questo. Sarebbe quella di cercare di mantenere e magari incrementare quello che è lo smart working, mettere meno lacci, lacciuoli, evitare magari di ricadere in un'altra infezione, la certificatite, quella che cioè si mette in mezzo per regolamentare in qualche modo chi possa avere il diritto a lavorare fuori sede, da casa. Spero che su questo ci sia un forte impulso, anche perché la popolazione in età lavorativa è una popolazione non particolarmente anziana, credo che sia ormai nelle corde di tutti, avendo visto che tante cose si possono effettivamente fare da casa, che chi ha schizzato fino a questo momento l'approccio al mezzo informatico si impegni per farlo, proprio perché si tratta di persone non particolarmente anziane. Due cose l'abbiamo già viste del post coronavirus. E le chiedo a Milano, da Mario Serendino, ormai recluso da 4 mesi dentro casa, ormai dottor Miserendino, lei ha il colloquio con i parenti come carcerati ogni tanto, no? Perché a questo punto è una reclusione di qualche mese quella che. E poi una cosa, trasporti, burocrazia e smart working sono tutte quante e tre le facce della stessa medaglia su questo punto, per evitare le aggregazioni, o perlomeno una interfacciata con l'altra, insomma. Trasporti, azienda quella dei treni, Trenord, ha appena detto che non ce la fa a non portare tutti quelli che vorranno essere portati nei treni. Significa che tutti
esatta quanta la strategia anticontagio sui treni, che saranno sempre sovraffollati e si starà in piedi molto peggio che sugli autobus, dove c'è un minimo in più di possibilità di aumentare il servizio, e tutta quanta la strategia anticontagio sarà affidata alle mascherine. E le mascherine, come lei mi insegna, non sono così spontanee da trovare. Adesso è migliorata la situazione come offerta, ma non è migliorata assolutamente come costo delle mascherine. E questo è il primo problema. Poi c'è un problema che mi pongo io. Sì, ci sarà la possibilità di aumentare, di vedersi coi parenti, di aumentare le chance di vedersi e le cose da scrivere nell'autorizzazione senza dover nominare il parente che vai a trovare, però tutto sommato non sarà, diciamo, questa una grandissima conquista. E la vera conquista, secondo me, visto che abbiamo tutti voglia di tornare a lavorare, se io fossi stato un datore di lavoro avrei cercato di favorire il carpooling tra i miei dipendenti. Non è una cosa semplice, però effettivamente è una di quelle cose che fanno tornare al lavoro più agevolmente. Anche lì però devono essere quattro che sono sverminati, perché se sono quattro che uno c'ha il raffreddore è un disastro, si riattaccano e si riacchiappano. È vero, lì. C'è come anche questo. Come ci mettiamo, perché è dolorosa la cosa. No, allora, scusami Mauro, ma allora l'Istituto Superiore della Sanità ha perfettamente ragione in quel rapporto che ha fatto. Altamente contagiosa è, e come ci muoviamo ci purga il virus. Ma l'ha detto anche il Premier Conte. Diciamo che siamo buttati senza rete. Non c'è una strategia, ma l'hanno detto anche i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia, non c'è una strategia per arginare questo contagio. Ci abbiamo solo le terapie intensive, i letti raddoppiati, i letti di pneumologia quadruplicati, tutto quello che dovevamo fare era sul territorio. Sul territorio invece la fase 2 precede la riorganizzazione. Allora, intanto, prima di andare a vedere, allora, riorganizzazione e prevenzione, cosa si poteva fare di più, cosa si poteva fare di meno, questo è difficile dirlo, però ovviamente un'occhiatina a quello che è successo lo andiamo a dare nella patria del dottor Miserendino di Milano, perché effettivamente lì qualche lato oscuro c'è e qualche ritardo ovviamente ci sta. Tutto questo lo vediamo dopo il nostro break pubblicitario. Sempre di proteggerli con tanti piccoli gesti. Il vaccino fa parte di questi. Fai la scelta giusta. Allora, siccome già mi hanno scritto, devo dire, perché effettivamente la cosa è la notizia è proprio di oggi.
E c'è stato uno studio che è stato fatto nella regione Lombardia, dove si è appurato quello che noi stiamo dicendo da almeno 3 mesi, che a Milano c'erano circa 1200 casi di c'erano circa 1200 casi di coronavirus nell'ultima settimana di gennaio, circa gli ultimi giorni di gennaio. Molti mi hanno chiesto: ma come hanno fatto, ma che c'hanno la palla di vetro? Perché poi cominciano subito a dire, quando lanci una notizia cominciano a dire subito così. No, è semplicissimo: nel momento in cui si sono rilevati i primi casi, no, e i tamponi non l'hanno fatti su casi hanno fatto l'inca epidemiologica, sì. Hanno fatto anche qualche caso di qualche altra polmonite che era scoppiata qualche giorno prima. Sì. Il tampone è risultato positivo, a quanto pare, e hanno chiesto a questa persona quando sono incominciati i sintomi. Questo gli ha detto 10 giorni fa. Loro che hanno fatto altri più 10 giorni di incubazione e sono arrivati 20 giorni. Questi erano intorno al 15 di febbraio, 20 giorni, e loro hanno capito che queste persone erano rimaste contagiate l'ultima settimana di gennaio. Allora, siccome per essere contagiati l'ultima settimana di gennaio, noi adesso vedremo che le prime chiusure sono state fatte il 9 marzo, lascia immaginare in questo periodo che cosa è potuto succedere, perché sì, sono state fatte delle piccole restrizioni, delle cose, eccetera, però ovviamente andremo a ripercorrere tutta la strada. Un filmato c'è, perché allora l'allora assessore Gallera, quello mi sembra che era intorno al 20 febbraio, mi sembra che era all'incirca quel filmato, se non erro. 22 febbraio. 22 febbraio, sì. Diceva così, andiamo a vedere. No, non ci sono, allora, io l'ho detto, cioè, noi in questi ultimi mesi abbiamo trattato 100 casi, cioè di persone che avevano contatto che arrivano, allora è evidente che ci sono situazioni di persone che o erano cinesi o avevano contatto con la Cina, li abbiamo trattati e quelle realtà continuano a esserci, Brescia, Pavia, Como, ne sentiamo, fanno. Vengono messi in quarantena, controlliamo, verifichiamo, oggi sono stati tutti assolutamente negativi. Quindi c'è un'ordinarietà evidentemente che continua a svolgersi, ma oggi ritenere che ci sia una situazione a Milano, noi in questo momento lo escludiamo, poi lavoriamo in situazioni dove ogni momento può cambiare. Allora abbiamo visto e non c'era niente. Non c'era niente, 22 febbraio. Diciamo, l'unica cosa sulla quale forse potremmo ragionare è sul fatto che noi sapevamo dalla Cina che questa infezione era, questo virus era abbastanza letale, ma noi eravamo sicurissimi che bastasse evitare i contagi con chi proveniva dalle zone cinesi, ve lo ricordate, quando si parlava del primo triage, le prime domande da fare erano queste: ha avuto contatti con qualcuno proveniente dalla Cina? Sì. Attenzione, no, faccia quello che vuole. Questo è stato il primo errore. Il secondo errore, ovviamente. Il secondo errore è stato quello di misurare la temperatura agli aeroporti, perché questa gente arrivava tranquillamente in Italia senza un filo di febbre, no? Sì, la questione dei voli diretti che poi potevano essere aggirati, quindi sì, c'è stato un approccio che probabilmente risente dal fatto che, da che ricordo io e ho ahimè 62 anni compiuti, una situazione di allerta e di mobilitazione di questo genere non l'ho mai vista. E come non l'ho vista io? Non l'hanno vista sicuramente sindaci, assessori e presidenti regionali che non sono di età molto dissimile, anzi probabilmente sono anche più giovani. Per cui un qualcosa con cui non hai dimestichezza e che magari anche se sei tecnico della situazione, hai letto sui libri, se sei un medico, se hai il tuo cursus honorum o degli studi comunque biologici, è una cosa completamente diversa poi dalla realtà, perché è chiaro che quando noi andiamo a esaminare una cosa dal punto di vista concettuale possiamo anche essere abbastanza schematici, possiamo dare delle riduzioni e concettuali che possono anche portarci a dire regola generale quando c'è una situazione di questo genere che si debba agire in un certo modo. Poi quando la cavi nel concreto ti rendi conto che la difficoltà
è tanta e che la realtà è molto più composita di come può essere schematizzata, perché la realtà è fatta di tantissime eccezioni, come anche di tanti casi che tu non avevi previsto. Lo vediamo anche nelle piccole cose, lo vediamo quando vogliamo dare un assetto ai nostri studi professionali, se siamo medici, o a altri esercizi professionali o commerciali, se non siamo medici. Lo vediamo che magari partiamo con tanti buoni intendimenti e poi dopo, inevitabilmente, dopo pochissimo tempo, arriva la persona che ti porta il suo problema personale a cui non avevi pensato. Questo credo che sia avvenuto proprio perché stiamo in una parte del mondo in cui fortunatamente la pandemia, cioè dopo la spagnola, non è che ne abbiamo avuto tante, ecco, abbiamo avuto qualche influenza un po' più cattivella, ma insomma niente di così terribile come la famosa spagnola, appunto. Però di un secolo fa era il 27 febbraio, era il 27 febbraio e quindi si era già passato, siamo quasi alle 10 di marzo quando poi è esploso tutto il problema. Cinque giorni dopo la dichiarazione di Carlera, il 27 febbraio, cinque giorni dopo, sì, cioè, non è passato un anno, sono passati cinque. C'era giorni. Lo spot di Milano non si ferma, poi dopo questo, il Milano non si ferma me lo commenta Miserendino da sempre, ovviamente da Milano, perché lui penso che l'abbia vissuta in maniera più in prima persona. Andiamo a vedere, il Milano non si ferma, era il 27 di febbraio, che era vicino alle 10 di marzo, quando c'è stata proprio l'esplosione di tutte, e nel frattempo c'era stata la famosa partita di calcio di Champions Atalanta-Valencia, che aveva rimescolato la zona di Bergamo con la zona di Milano. Andiamo a vedere. Catch me howling at the moon. Si ferma, l'Italia non si ferma. Il video è stato pubblicato su Facebook dal sindaco Giuseppe Sala ed è diventato virale. Dopo una città in pausa con un Duomo di Milano come mai si era visto, con serrande dei locali dell'aperitivo abbassate dalle 18, Milano prova a ripartire. Il Duomo comincia a rianimarsi, di mascherine se ne vedono molte meno e i pub riaprono anche se soffrono per il crollo degli incassi. Chiuse ancora musei e scuole, cinema e teatri, così come la Scala, ed era successo solo 7 volte nel corso della sua lunga esistenza. Il sindaco nelle scorse ore ha pubblicato un appello, ha invitato il premier Conte in visita nel capoluogo lombardo e poi ha chiesto una riapertura parziale della città, ricominciando dalla cultura. Ho parlato col Presidente del Consiglio e l'ho invitato a venire presto a Milano per rendersi conto della sua azione. Ho parlato con il ministro Gualtieri, ho chiesto supporto e ho detto che un aiuto a Milano è un buon investimento e ho parlato con il ministro Franceschini. Ripartiamo dalla cultura, riapriamo qualcosa. Possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura è vita. Perché questo accada ci vuole un'ordinanza che revochi o rimoduli la precedente, proprio quello su cui stanno lavorando e vagliandone la possibilità regione e governo. Rallentare la vita sociale è sicuramente un problema anche economico, ma l'abbiamo fatto con un grande senso di responsabilità, perché speriamo che intervenire oggi possa aiutarci a uscire al più presto possibile da questa situazione ed evitare magari fra 2 mesi di trovarci una situazione ben peggiore, che porterà a cause ben peggiori che quella di chiudere i bar alle ore 18 oppure i cinema e i teatri. Quindi appena possibile, appena i nostri tecnici, quelli dell'Istituto Superiore di Sanità ci diranno che effettivamente si può ricomporre l'aggregazione sociale nella maniera anche ravvicinata, lo faremo assolutamente. Allora eccoci qua, allora siamo ritornati in studio che dovremmo avere già pronto il collegamento con Milano, ma anche con la dottoressa Corongio, che adesso chiameremo probabilmente. La dottoressa Corongio, non so se riesce a interagire con noi. Allora, sentiamo, dottoressa Corongio in linea, pronto? Sì, pronto, sì, eccomi, buonasera. Ah, dottoressa Corongio mi sente benissimo, allora, vuol dire che sì, siamo benissimo. Entrati così un po' a bomba, però adesso volevo andare a Milano, non so adesso se lei riesce a sentirlo, Maro Miserendino, però
perché abbiamo un problema di interconnessione, però quello lo risolveremo nei prossimi giorni, e proprio per commentare questa cosa qui, perché noi abbiamo fatto vedere proprio i primi passaggi e siamo arrivati fino al 27 febbraio. Sì. Mauro Pisendino, allora, Milano non si ferma, era il 27 febbraio, e però 1200 casi un mese prima c'erano stati. Esatto, però lo sappiamo a posteriori dei 1200 casi, non solo, ma quei 1200 casi non erano stati naturalmente connessi al coronavirus e non si era creata una preoccupazione grave in chi era Fauci sintomatico, cosa che si è creata dopo l'ondata di Bergamo e più o meno in corrispondenza con quando abbiamo appreso delle prime morti, mi ricordo quella del dottor Stella, di persone in perfetta efficienza, perché per alcuni giorni ci sono stati dei fenomeni strani o comunque delle illusioni, una drought guerre, cioè il 27 febbraio era ancora quando si pensava che la malattia poteva ammazzare in qualche modo soprattutto i più anziani, che magari bastasse mettere, pronare le persone in terapia intensiva per dopo averle intubate per riuscire a contenere determinate condizioni, perché si stava salvando il primo paziente, Mattia, e già c'erano buone notizie, qualche buona notizia. Quindi diciamo che abbiamo avuto e c'erano i video dei giovani che si riunivano e dicevano: finché non vediamo morire dei giovani continueremo a riunirci. E queste cose così non ci sono state più dopo il 7-8 marzo, e il 9 marzo c'è stata la chiusura totale. Da allora il nostro sindaco ha fatto un cambiamento, e adesso più prudente, su posizioni ancora più prudenti del presidente, del governatore dell'assessore alla salute dal punto di vista del lavoro. Se c'è problema chiudiamo, continua a dirlo, l'ha detto anche oggi. Dopo tutto quello che è successo, bene o male, insomma, non poteva dire altrimenti, insomma. Dottoressa Corongiu, sì. È riuscita a sentire l'intervento del dottor Miserendino? Sì, ADC? Sì, sto sentendolo. Dell'assessore alla salute dal punto di vista del lavoro. Se c'è problema chiudiamo, continua a dirlo, l'ha detto anche oggi. Sì, sta leggermente in ritardo, stessa Corongiu, allora. Sì. Non poteva dire altrimenti. Ecco, dottoressa Corongiu, allora, un commento su quello, perché lei sta leggermente in ritardo, perché ovviamente il segnale è leggermente in ritardo. Ok. Se può abbassare allora un attimo il computer, se no sarà un ritorno. Sì, abbasso subito, stavo sentendo Medendi. Allora, innanzitutto salve, ciao a tutti. C'è da aggiungere qualche elemento, se posso fare un inciso in quello che ha detto Mauro, che saluto. Allora, il 6 febbraio, se ve ne ricordate, c'è stato un treno che ha deragliato a Lodi. Sì, è vero. 35 feriti. 35 feriti, sono accorse le forze dell'ordine, le ambulanze, i medici, gli infermieri e tutto il personale che solitamente ruota i vigili del fuoco. Bene, questi 35 feriti, poi accompagnati da forze dell'ordine, eccetera, eccetera, sono stati dislocati in più ospedali di Lodi e dintorni. Cosa potrebbe essere successo? Che qualche ferito forte era già portatore della malattia e l'ha, come dire, disseminata nei vari ospedali. Questo spiegherebbe poi l'improvvisa deflagrazione dell'epidemia, insieme a un altro fattore, che è quella famosa partita di cui voi signori ne saprete più di me, Atalanta-Valencia di Champions. Valencia, che è, esatto,
che era così, con tanti spettatori. Le ricordo anche che c'erano diversi spagnoli, di cui uno ricordo in particolare, che poi appena rientrato in Spagna si è ammalato, quindi era già sicuramente in una fase presintomatica quando era allo stadio. Quindi, come dire, mentre tutti ci aspettavamo il nemico alle porte, lo aspettavamo in aeroporto, no? Lui ci colpiva alle spalle. Purtroppo è entrato probabilmente da un focolaio tedesco, se ve lo ricordate, e anche perché poi la sequenza genomica indica prossimità, una vicinanza col ceppo tedesco e quello italiano, e quindi verosimilmente dalla Germania è scappato fuori il focolaio che poi è deflagrato in una maniera così senza controllo, perché su troppi fronti contemporaneamente. Sì, in effetti queste potrebbero essere un'altra, quella del treno io non me l'ero ricordata, quindi questa qui del treno io non me l'ero ricordata, che poteva essere una chiave di volta, poteva essere, oppure anche il contrario, che questi l'hanno preso e poi dopo se ne è un interessante loro paese, che spiegherebbe, come dice la dottoressa Corongio, proprio la deflagrazione alla quale non avevamo dato spiegazione. Si pensava che fosse il contagiato numero uno, che era entrato e uscito dal pronto soccorso due o tre volte, ma ci sembrava a tutti strano che avesse combinato un tale pandemonio. Invece l'ipotesi della dottoressa Corongio è più suggestiva. Ah certo, anche alla luce del fatto che non è che lodi caput mundi, per cui che ci sia un evento traumatico come quello del deragliamento di un treno a Lodi e che poi dopo pochi giorni si vedano a Lodi, proprio a Lodi, guarda caso, casi di questo genere, effettivamente fa ritenere molto plausibile questa ipotesi nella Genesi, anche perché poi ricordiamo che se le persone sono persone già portatrici o magari affette da forme paucisintomatiche che in quel momento non sono immediatamente riconoscibili come qualcosa di diverso, e nel momento in cui vengono traumatizzate, sono ferite, si genera tutto quanto questo vai e vieni di ambulanze e di mezzi di soccorso, possono essi stessi essere in una condizione sopravvenuta di immunodepressione, perché è normale che quando una persona viene traumatizzata poi le sue difese immunitarie calano, perché c'è un'iperincrezione di cortisone, perché il cortisone è un effetto di risposta al trauma ma anche immunodepressivo. Mi sembra un'ipotesi molto molto probabile. Ecco, dottor Buono, ci potrebbe essere, lo chiedo a Mauro Miserendino, e questo è un evento nuovo che abbiamo inquadrato, perché io di quel treno me ne ero proprio dimenticato, non potrebbe essere stato anche il contrario? Cioè che queste persone si sono infettate e poi sono ritornate ognuno al paese proprio, perché a quel punto potevano essere persone che all'interno del treno avevano già l'infezione e poi l'hanno propagandata agli ospedali, però potrebbe essere stata pure una questione centripeta diversa, che su queste persone non avevano niente, no? Poi sono andate nell'ospedale, hanno contratto perché in quel momento non c'era tutta questa suddivisione e poi sono ritornate al loro paese e hanno scatenato la cosa. Certo. Non potrebbe essere stato pure questo? Certo, potrebbe anche essere stato. Speriamo che prima o poi gli epidemiologi ci dicano qualcosa di più su questi andamenti particolarissimi, perlomeno insomma in Italia è indubbiamente da studiare il fenomeno. Ecco, Maria, secondo me Mauro Miserendino potrebbe essere anche questa una teoria. Noi proprio quel treno non lo siamo proprio dimenticato, Sì. Quel treno è interessante come teoria, perché io sono curiosa e quindi vado a cercare le notizie. No, dottoressa Corongio, stava parlando il dottor Miserendino, lei purtroppo non lo sente, lo deve sentire dal suo computer, che abbiamo quel problemino di interconnessione. Sì. Prego, Mauro, sono sfasato. Allora, è vero
che il primo caso in ordine di tempo che io sospetto è quello della fidanzata di un mio amico che ha avuto il coronavirus e che sostiene di essersi infettata di ritorno da un viaggio in Kenya ai primi, cioè non prima dei primi di febbraio, diciamo verso la fine di gennaio, tipo 29-30 gennaio aveva i primi sintomi. Aveva viaggiato in aereo, un aereo che è atterrato a Malpensa. Problema qual è? Che questa teoria è interessante perché Malpensa è vicina, è distante da Lodi esattamente quanto è distante da Bergamo. L'altro discorso infatti è che la fonte del contagio possa essere spostata nella bergamasca, e questa è plausibile perché ci sono stati segnalati dei casi, vi sono stati segnalati nella bergamasca anche in quel di inizio gennaio, fine dicembre, anche se l'infettivologo Galli mi aveva detto no, è troppo, a questo punto avresti avuto un focolaio, una bomba prima. Ecco, quindi diciamo che c'è l'ipotesi Bergamo da non scartare, le polmoniti bilaterali a Bergamo, almeno è un po' un mito, non so se sono solo sintomatologiche o ci sono dei referti, però sicuramente c'è una buona quota di situazioni che hanno contagiato con quei sintomi. Certo, a cercare la catena epidemiologica a posteriori se ne trovano, perché queste sono tutte cose che escono a posteriore facendo dei calcoli retrospettivi. Perché guarda qui, attenzione, così, che stiamo arrivando a Natale. Così come hanno scoperto, dottor Piero, così come hanno scoperto il paziente zero, che sembra ormai quasi sicuro facendo il genoma del virus, che proveniva dalla Germania, esattamente da Colonia, se ricordo bene, quindi non è il nostro Mattia che stava a Lodi, probabilmente andando indietro scopriranno un paziente meno uno, meno due, meno tre, sicuramente qualche cosa che giustifichi quell'esplosione che c'è stata nella Bergamasca, nella Lodigiana, che è un caso unico al mondo, perché ricordiamo sempre che i morti che ci sono in Italia sono ancora, mi pare, gran parte di quelli che ci sono nel mondo. Una volta erano la metà, adesso non ho fatto più i calcoli. Comunque il caso italiano, il caso del nord Italia è un caso sicuramente non solo emblematico, ma difficile da spiegarsi ancora. Dottor Buono, allora abbiamo visto poi che alla ricostruzione siamo quasi arrivati a Natale, attenzione. Perché poi anche io ricordo di aver visto una polmonite che stranamente è durata 25 giorni, con più controlli radiografici che ho dovuto fare. E poi uno ci pensa e dice, ma chissà, forse poteva essere qualcosa. Ma quello che non ci supporta in queste ricostruzioni che ci sono, tanti dati che a noi mancano riguardo la conoscenza di questo virus, perché forse il virus c'era, forse c'era da prima, c'era da qualche mese prima, ma perché allora non era così virulento? Forse c'è stata una mutazione, forse c'è stato qualche fattore che ha influito in senso negativo, forse c'è qualcosa che non ci spiega perfettamente bene, forse un giorno lo sapremo. Cosa è successo? Quindi, in effetti, quando c'è un'ignoranza, l'eliminazione è postumo. Sì, i casi segnalati sono anche precedenti. Quindi cosa è successo? Il passaggio in serie a un certo punto ha provocato una virulentazione. Non sappiamo, come anche adesso sento dire, arriva il caldo probabilmente può essere un fattore favorente sulla evoluzione positiva del virus, che possa venire più a miti consigli, e ci pensiamo. Poi da un altro lato pensiamo che faremo uso di ventilatori, di condizionatori, quindi questo potrebbe, chissà, forse invece andare a favore del virus, se non vengono effettuate operazioni di pulizia, di mantenimento, o magari vengono pure effettuate, però le correnti che si provocano
richiedono una sanificazione maggiore. Cioè non è un virus tanto, che si possa trattare con le cose. Ho tanta perplessità nel poter prevedere qualcosa per questi motivi, che obiettivamente non se dovessi fare un'ipotesi, siamo veramente nuovamente all'anno zero. Io proprio per questo, l'unica cosa su cui non è ammissibile essere all'anno zero sulla catena delle cose da fare, cioè non è assolutamente ammissibile più che non si sappia con esattezza assoluta chi deve fare che cosa, perché anche io credo che lo vedremo sicuramente una ripresa della diffusività e vedremo sicuramente una curva di contagio che andrà a salire. Capisco che la politica abbia le sue ragioni perché affonda le sue radici nell'economia, l'economia se va male, per carità, però voglio dire, noi siamo in questo ambiente, siamo un ambiente medico, quindi dobbiamo vedere le cose dal nostro punto di vista. Fare i conti senza l'oste. E l'oste in questo caso è il coronavirus. E qui passiamo un attimo, ogni sera facciamo una piccola puntatina sulla fase 2. Dottoressa Corongiu, sì. La fase 2, questo che è, questa la parola la farà brividire? abbastanza perché gli sforzi finora fatti possono andare in fumo. Ora, senza dubbio dovremmo porre più attenzione, non capisco se siamo... Sì. Allora, c'è sul computer è leggermente in ritardo. C'è un pagamento, sì. Allora, dicevo, la fase 2 richiederà da parte nostra un'attenzione, se possibile, superiore alla fase, a quella che abbiamo manifestato nella fase 1, perché mentre nella fase 1 a un certo momento tutti a casa e dicasi tutti a casa, adesso nella fase 2 il contrario, si esce, si libera il lavoro, per carità, è giusto, con quali accortezze ancora non è dato sapere, perché leggevo gli autobus, no, non lo possiamo fare, i ristoranti no, non lo possiamo fare, questi e quelli no, che appunto dicono il distanziamento è una cosa difficile da attuare, e se è difficile da attuare vuol dire che si correranno dei rischi, quindi una parte di quei lavoratori sicuramente si ammalerà, quindi noi dovremo stare a maggior ragione più attenti a cogliere i segni preliminari, a non farci cogliere di sorpresa, esattamente come abbiamo fatto a marzo e ancora di più oggi. Quindi devono rimanere in atto tutte le misure del distanziamento fisico, deve essere garantito il contingentamento degli accessi in studio, deve essere fatto obbligatoriamente il triage telefonico, e quindi tutte le misure che noi abbiamo approntato devono essere assolutamente portate avanti con grande fatica, perché lavorare così è veramente terrificante, però è necessario, assolutamente necessario. Perché il problema non è soltanto gli studi medici, che noi in questo momento, parlando di sanità, parliamo di quelle. Dobbiamo parlare degli androni, delle ASL, dove si effettuano scelte, revoche e prenotazioni. Parliamo degli androni degli ospedali, un tempo pieni di gente, con i cortili pieni di gente che andava e veniva. Dobbiamo parlare delle circoscrizioni, che piene di gente, o tutte le sale. Quindi probabilmente bisognerà, poi me lo dite voi questo qui, perché... mettere mano a dei processi che un tempo portavano la gente ad aggregarsi per disaggregarla, e questo vuol dire ripensare tutto un sistema. Sicuramente andranno potenziate, come mi pare lo diceva prima il dottor Bono, molte attività da remoto, quindi se oggi fare la scelta del medico, cambiare il medico online non è così friendly, così facile, bisognerà incentivare i sistemi per evitare che la gente vada, così come oggi ci stiamo abituando modificare il nostro rapporto con il medico di famiglia, e questo
ormai lo dicono un po' tutti quanti, si modificherà anche nel futuro. Le visite ci saranno solo su prenotazione, non ci avremo più le sale d'attesa strapiene, dovrà passare il discorso che il medico non è al supermercato dove si va perché ci si è dimenticati di fare qualche cosa. Quindi mi auguro che anche in altre strutture, specialmente pubbliche, si possa deburocraticizzare l'attività, specialmente quella certificativa, evitando, facendo in modo che la gente eviti di recarsi in banca. Già in banca l'abbiamo visto, ormai coloro i quali vanno allo sportello per ritirare il denaro contante sono realmente, realmente pochi, sono forse molti anziani che non hanno ancora dimestichezza con il denaro elettronico, o forse qualche commerciante che deposita i denari degli incassi della giornata. Dovranno cambiare le abitudini, anche gli uffici dovranno organizzarsi favorendo, a mio parere, parlo sempre per personalmente, favorendo tutto quello che è il lavoro elettronico. Dottor Buono, al di là del garante della privacy che lei odia e non mi riparti con questo non odio il garante della privacy, no. Odio la burocrazia della privacy. Il garante non lo conosco, probabilmente è un'ottima persona, non mi esprimo se mai mi parte in termini personali. È come l'Unità d'Italia, se mi parte il dottor Buono con Garibaldi, lui c'ha due punti, dovete capire che c'ha due punti problematici, Garibaldi e l'Unità d'Italia, che se parte da quello, non è? E il garante della privacy, sono due punti che con il dottor Buono che non devono essere toccati. Lui, li diamo per assodati che il garante della privacy è un burocrate e che Garibaldi è un invasore. E che è morto qualche tempo fa. Dato per assodato queste due cose, dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere quotidiano, sì, in un'ottica differente probabilmente, e anche meno frenetico, perché non potremo mica correre come prima, perché al supermercato la fila la continuiamo a fare per un po' di mesi. Certo, dovrà essere ripensato un po' tutto, deve essere ripensato purtroppo dolorosamente, venendo a patti con quella che è una vita che abbiamo trascorso su certi ritmi, quindi certamente affannarsi non ha dottor più senso. Buono, c'è la spesa online, sta funzionando la spesa online? Ma ci sono tante cose online, però bisogna abituarci, sì. Bisogna pensare che probabilmente vanno implementate certe riunioni fatte per via telematica, anche se non è la stessa cosa, me ne rendo conto, almeno per il momento. Poi io sono tra quelli che spera che improvvisamente possa succedere qualcosa di ignoto che faccia sparire questo germe dalla faccia della terra, ma non ci posso mettere né la mano sul fuoco né tantomeno ci andrei a scommettere se dovesse essere oggetto di giochi di questo genere da parte di qualche allibratore. E questo però deve portare, io non voglio tornare, giustamente il dottor Pirro mi esorta a non parlare di certe situazioni, io quindi le tratterò in modo molto molto tangenziale. Certe burocrazie vanno semplificate. Adesso io, per carità, scherzi a parte, privacy, non privacy, io per esempio sono uno di quelli che riteneva e ritiene molto interessante quell'applicazione, ma secondo me quando in un paese stiamo parlando di vita o di morte, certe applicazioni, lo dico purtroppo, rappresento solo me stesso, dovrebbero essere obbligatorie. Cioè il discorso del dire ci si aderisce volontariamente, se quell'applicazione è in grado di poter, acclarato un caso, immediatamente andare a chiamare tutti quelli che sono stati in rapporti di prossimità con quella persona, beh, secondo me, scusatemi tanto, la privacy passa non in secondo ma in quarto o quinto piano. Rappresento solo me stesso, quindi lo sto dicendo sul piano personale, però se questa cosa mi dà delle chance in più, permettetemi di dire che dovrebbe essere allora obbligatoria e non invece solo volontaria come pare. Quindi delocalizzazione anche del lavoro, deburocratizzazione, e questi sono altri punti di passaggi. Dopo però andiamo a vedere anche il servizio, alla fine lo mandiamo, che vi facciamo vedere come si dovrà salire sulla metropolitana, alla fine proprio di tutto. Adesso intanto una cosa la chiedo a Misere Endino per poi concludere dopo alla fine con Maria Corongiu, perché con Maria Corongiu parleremo di un'altra cosa, se i dati dell'Istituto di Superiore della Sanità sono validi. Intanto Mauro Misere Endino, così dottoressa Corongiu lo sente dal computer, il ripensare tutto, io dicevo come si fa a svuotare gli assembramenti delocalizzando, però tenendo anche in conto che molte persone anziane
noi facciamo presto a Dio online, ma molte persone anziane purtroppo non arrivano a questo. Esatto, molti anziani hanno delle abitudini precise, quella di fare una spesa piccola, giornaliera, e quindi di recarsi tutti i giorni in farmacia, poi a comprare quattro patate e poi magari completare il giro per il pane e poi andare in banca, allo sportello. Queste sono delle abitudini che non possiamo togliere perché lo constatiamo tutti i giorni con i nostri genitori. E quindi sarà abbastanza problematico per loro, saranno sempre più dipendenti dai figli. Il tema della fase 2, mi lasci dire, mi fa riflettere perché ci sono almeno quattro grosse incognite rappresentate da quattro tipologie di persone che sono a forte rischio di essere contagiose. Io pensavo alle dichiarazioni del dottor Silvestro Scotti che ricordava come su 100 infettati 30 siano totalmente asintomatici. Questi non hanno mai avuto il tampone e ce li ritroveremo in metropolitana. Poi ci ritroveremo, chiedo scusa, vado a vedere nei meandri della mente, a parte i falsi negativi, ci troveremo i guariti positivi dopo 7 tamponi. Questi continueranno a stare fuori oppure entreranno in gioco e quel tampone che avranno fatto sarà stato bene, quel negativo, o sarà stato fatto male per disperazione? E poi ancora i casi, diciamo, sospetti che non hanno ricevuto il tampone perché c'è stato un malentendu tra il medico di famiglia e il SISP. Sono le belle... delle simpatiche considerazioni, insomma, da questo punto di vista. L'ultimo giro lo volevo fare con partendo sempre da Maria Corongio, 150.000 potenziali soggetti in terapia intensiva entro giugno se si allenta tutto. L'Istituto Superiore della Sanità è stato piuttosto duro da questo punto di vista. Come no, dici, Giampiero? No, dicevo, l'Istituto Superiore della Sanità è stato durissimo, sì, su questo. 150.000 persone ricoveri, di rianimazione, in terapia intensiva. Si allentano le misure e tutto questo entro giugno. Numeri impietosi e duri. Che possiamo, certo, dire? È una stima dura, una stima terrorizzante, se vogliamo pensarci. Perché noi non abbiamo tutti questi posti di terapia intensiva, però se il virus si diffonde in una popolazione suscettibile, dove ancora in Italia c'è un bacino enorme dove il virus può arrivare, beh, è chiaro che poi il virus esprime tutta la sua potenzialità e in una popolazione appunto naive, vergine, e questo può portare a un sovraccarico del sistema sanitario ospedaliero. È inevitabile. Perciò è più temibile la fase 2. Qualcuno l'ha contestato questi numeri, ma hanno un fondamento. Ma io un fondamento. Il fondamento è che appunto con la gran massa dei portatori asintomatici, come diceva Mauro Miserendino, che sono anche forse più del 30%, e che sono ormai è acclarato che possono trasmettere l'infezione, così come i presintomatici, ovvero quelli che non sanno di essere malati, in realtà lo sono già, perché dopo 2-3 giorni magari iniziano i sintomi, ma nel frattempo girano, escono e quindi contagiano. Quindi i numeri non li vedo affatto come dire inopportuni o esagerati. Se non riusciamo a controllare,
effettivamente il rischio di un sovraccarico del genere c'è. E la sierologia può venire incontro a questo? Il tampone può senza dubbio venire incontro a questo, e quindi la regola che l'OMS ha dato è una fondamentalmente, o tre diciamo, una etrina: testare, identificare, monitorare. È così che si va avanti: testare col tampone, seguire il caso, seguire l'evoluzione e stare attentissimi. Ormai lo sappiamo tutti che nella prima settimana le cose vanno bene, ma se giri la settimana di brutto ti ritrovi appunto in terapia intensiva. Quindi monitorare significa seguire da presso l'evoluzione del caso. Se non facciamo questo, il virus ha mano libera e quindi ha un potenziale enorme di contagio. E quindi sarà una durissima fase 2, cioè una fase 2 che per tutti quanti noi dovrebbe essere una fase 1, perché si passa dal livello del contenimento al livello endemico. Più il livello endemico è basso, nel senso che circola in underground senza fare troppi danni, e quello sarà poi la fine, finché non arrivi il vaccino praticamente poi. Sì, ma il vaccino è ancora lontano, ma molto lontano. Altamente più probabile che riusciamo a identificare forse una terapia, forse che non piuttosto il vaccino. E quindi o terapia o vaccino, però più facile, più vicino alla terapia. Adesso mentre io intanto andiamo verso la chiusura, perché stiamo quando finendo, mentre alla fine di tutto vi faremo vedere come si sale sulla metropolitana, e in bocca al lupo per chi prende i posti pubblici. Però un saluto lo faccio a Mauro Miserendino e faccio fare una conclusione, però mentre Mauro ci fa una conclusione, un commento su questi dati che Maria Colongia ha valorato effettivamente da tutte queste positività. E mentre lui parla vi facciamo vedere Corso Buenos Aires il 29 febbraio. Non so se l'ha visto, dottor Miserendino, l'ha visto lei Corso Buenos Aires? No. Il 29 febbraio, a 5 giorni dal disastro? No. Non l'ho visto, vorrei vedere. Ho visto che comunque ci sono stati dei giorni di assembramento. Ve lo facciamo vedere all'inizio, mentre parliamo ve lo facciamo vedere, eccolo. Lo vedi? È questo, ma... E comunque sì, c'è qualcosa di meno della normalità, però è quasi la normalità di Corso Buenos Aires. Però sì, ma attenzione, di solito è 9 volte più trafficato il marciapiede, non si riesce a passare. Era 5 giorni dal disastro qua. E questo è, sì. E io però dico, tutte queste scene le abbiamo viste un po' casualmente anche i primi giorni di fronte alle banche, cioè anche quando c'è il lockdown ci sono delle situazioni in cui abbiamo visto degli assembramenti molto caotiche, molto imprevedibili, così come imprevedibile dovrebbe essere stata la fonte del contagio. Cioè temo che ci sfuggano molti elementi, come dice il dottor Buono, e che la stessa noi non conosciamo lo stesso potenziale dell'estate, perché è solo quella che potrebbe in qualche modo, con le alte temperature, scongiurare questa previsione dell'Istituto Superiore di Sanità. Di certo noi non la scongiuriamo con le USCA, perché non le stiamo potenziando. Noi non la scongiuriamo con la medicina territoriale, perché le mascherine non ce le ha il medico di famiglia, sono sempre poche rispetto a quelle che gli servono. Col sistema sanitario non la scongiuriamo. Adesso riprenderanno i dentisti, che sono ben protetti perché hanno delle protezioni, però io immagino anche degli studi medici vecchio stile, degli studi antiquati eccetera, e quelli vanno monitorati, quelli sono un punto interrogativo, specie se hanno molti pazienti. Ora,
bisogna vedere se saremo all'altezza di costruirci ognuno per sé delle precauzioni valide, e ognuno per sé parlo soprattutto dei sanitari, perché noi non ce la facciamo, noi comuni come dire fruitori della sanità siamo pronti a rimetterci nei guai, e vorremmo il nostro medico di famiglia, visto anche che l'ospedale non ci ha aiutati quando ci precipitavamo in pronto soccorso e gli facevamo più male che bene. Allora, io intanto un saluto lo faccio a Mauro Serendino, noi ci sentiamo la settimana prossima, dottor Serendino. Salve a tutti. Come si saluta? Un saluto al ficcanaso, no? Bisogna esatto. Dirlo perché porta bene. Saluto dal ficcanaso. Ecco, è come l'allegria, questo è un po' come l'allegria di Mike Buongiorno, eh? Che poi era, esatto. Era milanese, no? Era sì. Milanese Mike Buongiorno. Dottor Sabbadini. Beh, noi ci vedremo mercoledì prossimo. Però dopo... vediamo, cosa vediamo adesso? Vedremo la metropolitana, come si sa la metropolitana? Come si sa la metropolitana? Intanto esatto. vi salutiamo, così ci aggiorniamo e vedremo la settimana prossima cosa sarà successo dopo l'inizio della fase 2. Vedremo cosa. Dopo, non è che dopo due giorni ci sbraghiamo. Vabbè, però dottoressa, qualcosina di dottoressa nuovo. Dottoressa Coroggiu, ciao. Un saluto a tutti quanti. Noi ci vediamo, penso che ci vedremo di persona a ridosso della fase 2, insomma. Pronto? Sì? No, dicevo, probabilmente ci rivedremo a ridosso della fase 2 noi. Sì, certo. Vediamo certo. Che succede. La nostra fase 1 che ricomincia. Certo. Allora ringrazio la dottoressa Sorongi di essere stata con noi, avremo sicuramente opportunità di riparlarne con più tranquillità della cosa. Come dico a tutti, penso dottoressa che non si conclude niente, anzi si apre e si comincia la seconda battaglia. Già, va bene. Buonasera, buonanotte, arrivederla. Dottor Buono, arrivederci a tutti. Conte delle due Sicilie, facciamo l'unità d'Italia. No, vabbè. Mannaggia, se eravamo. Diciamo che forse ai tempi del congresso di Vienna le cose probabilmente sarebbero andate differentemente, ma siamo in questa fase e speriamo di vederci con qualche buona notizia. Di certo, come dice il dottor Pirro, non è che in pochi giorni potremo notare nulla di particolare, probabilmente sarà più indicativo tra due o tra tre settimane, e quindi è un'occasione in più per vederci con voi che ci avete seguito fino a oggi, continuare a farlo nelle prossime settimane, vedremo in diretta come ci disimpegniamo in questa fase, come cruciale di questa fase. Quindi e cominceremo poi a saluti vedere. Cari, buonanotte a tutti e vediamoci un attimo la metropolitana che cosa ha da insegnarsi come modalità di accesso. Allora, sul nostro canale YouTube potete vedere tutto quanto le nostre peripezie televisive. Andiamo a vedere, vi auguro la buonanotte, ci vediamo tra 7 giorni, se Dio vuole, per la fase 2. E andiamo a vedere come si salirà sulla metropolitana, eh? Chi ha il coraggio di sopportarlo poi salirà sul mezzo. Andiamo a vedere. Buonanotte a tutti. Per cui qui si fermano e soffrono. Un po' meno di pancia perché
fatto che non si può andare a correre, non si può andare. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito.